tutti, amici di Mi Sto Viaggiando Addosso. Noi siamo Valentina e Alessio, e oggi si mangia! Perché gli altri giorni non mangi. Oggi di più. Questo video è un po' uno spin-off del video precedente, quello sul barranco de Guayadeque. Infatti ci troviamo ancora esattamente nel barranco de Guayadeque e stiamo per andare a pranzo. Oggi vi portiamo con noi a mangiare comida tipica canaria al bar ristorante Guayadeque. Finalmente, siamo al ristorante. Dovevamo fermarci per forza perché il caldo era troppo, quindi pausa. Allora, è già arrivato il nostro pane con alioli, ma io volevo farvi vedere il menù. Allora, ci siamo fermati al bar-ristorante Guayadeque, cucina tipica canaria e i prezzi piccoli piccoli. E questo è il menù. Benvenuti. Allora, vogliamo dire che cosa abbiamo ordinato? Allora, abbiamo ordinato come antipastino una porzione di queso fritto, che è questo, e uno di papas arrugadas con mucco. Grazie. Che è appena arrivato. Eccole. Da dividere. Dopodiché prenderemo una pecciuga impanata, che è petto di pollo, accompagnato sicuramente da patatine, adesso vediamo. E poi carne de cerdo fritto, che sarebbe la carne di maiale fritta. Adesso vediamo come ci arriva e naturalmente insieme poi vediamo, assaggiamo e commentiamo. Allora, da esperto di alioli, posso dire che questa è fatta proprio da loro, si sente. Fatta in casa. Perché a parte è buonissima, sono tutti gli ingredienti singoli. Uno spettacolo. Il pane è bello caldo e croccante. La salsa alioli è una sorta di maionese aromatizzata all'aglio. Che bel piatto! Allora, questo è il famoso cerdo fritto. E questo? È la pecciuga impanata fritta, è il petto di pollo fritto, cioè proprio la cotoletta. Cioè proprio cotoletta. Per stare leggeri. E questo? E il queso fritto con una salsa. Adesso vediamo anche che salsa è questa. Allora, amore, siamo passati all'assaggio. Vi domanderete: ma tu vai al ristorante e prendi la cotoletta? E in questo caso sì, perché noi qui abitualmente siamo abituati a comprare il pollo all'aglio, che è il pollo aromatizzato marinato con l'aglio. Quindi il sapore del petto di pollo al naturale, quello che mangiavamo in Italia, ormai l'avevo dimenticato e quindi sentivo la necessità di tornare un po' alle origini, no? E poi soprattutto è dalle cose semplici che si vede la qualità dell'ingrediente. È anche vero, naturalmente è tutto fatto qui in casa, le patatine sul viso sono artigianali, sono tagliate, sono fritte, è tutto buonissimo. Questo è il mio cerdo fritto, sono bocconcini di maiale, appunto, fritti e aromatizzati. Allora, insieme al formaggio fritto, al queso fritto, è arrivata anche questa, che Alessio sta assaggiando incuriosito. Che cos'è? Non lo so, è dolce. Come non lo sai? È dolce. Dovrebbe essere una marmellata, ma è un po' troppo liquida per essere una marmellata, però... Beh, col formaggio di solito si accompagna la marmellata, no? E facciamo una prova. Allora, questo qui sembra formaggio di capra, perché uno l'ho già assaggiato. È buono, naturalmente... Come un po' tutte le cose qui... Fila e fonda. Sì, adesso si è un po' raffreddato, però sì. Diciamo che è un po' come tutte le cose qui...
manca il sale, insomma, piccoli dettagli per portare i piatti a... Ma secondo te perché è rossa, è ciliegia, è fragola, è melograno, cos'è? Ma ci sta molto bene, non è fragola. Potrebbe essere ciliegia, ma non ha un sapore predominante, è dolce. Secondo te è formaggio di capra? Sì. Ed è arrivato il momento delle papas arrugadas. Allora, io guardando i piatti è facile capire come mangiare in mia compagnia non è una cosa piacevole per gli altri, perché è veramente difficile contenermi. Andiamo ad assaggiare le papas. Buonissimo, si sente anche il moho fatto in casa, proprio buonissimo. Senti, ma qui vedo che ti sei piazzato davanti le papas arrugadas, ma non erano para compartir, scusami. Sì, in teoria sì, ma come ho detto prima, mangiare con me è imbarazzante per gli altri. Visto che te ne sei appropriato, ci vuoi raccontare che cosa sono le papas arrugadas? Allora, le papas arrugadas sono patate novelle cotte con la buccia al sale, accompagnate con salsa moho, che è una salsa particolare dove spicca cumino, peperone e altre cose varie. Sì, può essere piccante oppure no, in questo caso non è piccante ma è molto aromatica. Vuol dire che si accompagna molto bene, è un buon antipastino, direi. Te gusta? Molto. Nel frattempo sto facendo qui un accostamento queso fritto marmellatina. Marmellatina ignota, però dobbiamo scoprire di che cos'è questa marmellatina. Sì, tra l'altro potrebbe anche essere di cactus. Ah, può essere, potrebbe, sì, potrebbe. Sì. Chiediamo, tra poco chiediamo. Ci siamo spazzolati tutto. Abbiamo scoperto tutto. Abbiamo preguntato di che è questa marmellata e ci confermano essere una marmellata di fico d'India, quindi una marmellata di cactus. Qui ancora si mangia, sì. Sembrerebbe quello di prima, ma questo è esattamente... Il quindicesimo. Allora Ale, sono abbastanza certa che i nostri amici telespettatori, ammesso che sentiranno qualcosa nell'audio di questo video, perché c'è tanto rumore di sottofondo, quindi è difficile, vogliono una recensione, sono sicura, della marmellata di cactus, che da noi in Italia non esiste, quindi dici un po' di che sa. Allora, la marmellata di cactus, che come potete ben vedere si è abbassata di almeno 5 livelli, e non lo so se mi è piaciuta, sto scherzando, devo dire è molto buona, però se devo descriverne il sapore, non sapevo. Ma come? Lo so, è dolce. E fin qui ci siamo. Sì, forse ricorda il fico d'India per chi lo ha mangiato. Però non ha un sapore proprio forte, ma credo che questa sia proprio la particolarità. Ma comunque è tendente, cioè a me ha ricordato una fragola annacquata, una cosa, cioè tendente al frutto rosso. Evidentemente hai qualche problema perché fragola proprio, ma neanche per sbaglio. Ti faccio notare come mio marito mi offende così, bro, allora, con nonchalance. La fragola è una cosa sacra, quindi attenzione alle parole che si usano. Niente, per dare ulteriore prova della bontà dell'accostamento di questa marmellata, perché... Sì, ma noi volevamo sapere di che sa. Ma io sto facendo una recensione, ma scusate, allora qui parla l'esperto oppure chiediamo primo pinco? Lasciamo la parola all'esperto. Allora, abbiamo detto che il sapore non è deciso, non è predominante. Se dobbiamo accostarlo a un qualcosa... Una fragola annacquata. Una? Fragola annacquata. Nuovo questa frase, va bene, ok. Diciamo... Che stavi dicendo? L'acqua con cui lavate le fragole, quella forse, se chiudete gli occhi, potrebbe sapere. Questa marmellata, però, a me ricordo un po'... giustamente il fico d'India, ma proprio alla lontana, perché non è un sapore deciso. Detto questo, col formaggio fritto l'accostamento era eccellente. Peccato cosa? Non è rimasto assolutamente niente. Io ho anche dei dubbi
se noi l'abbiamo ordinato meno. Forse ci è arrivata solo la marmellata. No, il formaggio fritto l'ho mangiato tutto io, era troppo buono. Non penso proprio, il mio stomaco dissente. Vale, continuiamo. Facciamo una prova con la pasta arrugata. Cioè, proviamo la marmellata su una cosa. Sì, grazie. Ed ecco che giustamente vedono le aberrazioni che compio e vengono a, come dire, porre rimedio. Comunque, provando con la papa arrugata, vediamo se è davvero un ottimo, come si dice, compagno di merende, no? Per ogni portata. Spoiler, no, non lo è. Ma sai che ci sta? Va, che tu ti mangeresti tutto, la qualunque. Il bar-restaurante Guayadeque, che è quello più o meno all'altezza di dove ci sono le statue degli aborigeni, è solo uno dei numerosissimi ristoranti che si possono trovare percorrendo il barranco dei Guayadeque. E sono tutti scavati all'interno della roccia, quindi hanno anche delle sale interne, anche se noi abbiamo pranzato all'esterno, come avete visto, sotto una sorta di portico. Però se si entra all'interno ci sono proprio le stanze scavate nella roccia, dentro cui si può mangiare. Tutto veramente buono, si sentiva, fatto in casa, e i prezzi veramente piccolissimi. Questo forse è uno dei pochi posti ancora, diciamo in una zona abbastanza turistica di Gran Canaria, a conservare i prezzi quelli onesti di una volta, senza, diciamo, marciare troppo sul turismo. Abbiamo qui anche lo scontrino, perché siamo appena usciti, ci siamo venuti a sistemare un attimino all'ombra, e adesso vi diciamo quanto abbiamo speso per mangiare tutto quel ben di Dio che avete visto. Tra l'altro, una cosa che ho notato è che, siccome prima di andare via abbiamo preso una bottiglia d'acqua perché, come vi abbiamo detto, oggi si muore di caldo, quest'acqua si chiama proprio Guayadeque, agua de manantial. Sì, che è la fonte. C'è una fonte, quindi, qui proprio. Oddio, non so se adesso è qui la fonte. Ah, interessante, se qualcuno lo sa magari ce lo fa sapere nei commenti, ma ci documenteremo. Ed eccoci qua, direttamente con il nostro inviato speciale da Gran Canaria, Alessio. Alessio il mangione. Il mangione adesso, il giusto, mangio per sopravvivere. Il giusto, hai speso poco? Ho speso pochissimo, a dire la verità. Abbiamo un documento ufficiale che attesta che innanzitutto ci ha servito Maria. Ah, quindi, ci ha servito Maria, grazie. Esatto. Maria. Esatto. E poi, niente, vi dico subito, arriviamo subito al dunque. Quanto abbiamo speso? Abbiamo speso 21 euro. 21 euro, che così poco, è pochissimo. Abbiamo mangiato, bevuto, insomma tutto completo, coperto e tutto. Wow, 21 euro, perché sebbene l'acqua costa 1,50 euro a bottiglia. Ah, però sull'acqua. Ma ci sta. E l'alioli l'abbiamo pagato 1 euro, ma perché erano per una sola persona, uh-huh. Abbiamo preso la doppia. Tutto il resto è venuto poco, cioè sui 4,50 euro, 4,80 euro massimo, come il queso fritto. A porzione. A porzione. Noi abbiamo preso una porzione di tutto e abbiamo diviso, quindi come potete vedere. Non 4, so se metterà a fuoco. 4,80 il queso fritto, 2,50 le papas arrugadas, 4,60 la petto di pollo, 4,50 il maiale, poi 60 centesimi di pane. E 1 euro di alioli, ah, ecco, l'hanno diviso, ah, furbissimi. Però comunque il totale è venuto 21 euro, che è sinceramente molto poco rispetto a quanto abbiamo mangiato. E alla media, diciamo, dei ristoranti di qui, cioè per un pranzo del genere, di solito non te la cavi con meno di 30-40 euro. Cioè, tenete presente che oggi è domenica, diciamo, svegliamo l'arcano, oggi è domenica. Aspetta, ok, ti ha rimesso a fuoco, scusami, oggi video col cellulare, quindi abbiate, esatto, pazienza. Quindi... stavo dicendo, oggi è domenica, quindi pranzo domenicale fuori, in una location comunque bellissima, abbiamo speso 21 euro, quindi 10,50 euro a testa, cioè voglio dire, neanche un menù turistico costa più così, cioè voglio dire, meglio di così, abbiamo mangiato tantissimo. È proprio vero. Siamo felici. E soddisfatti. E quindi bar, ristorante, Guayadeque,
Approvato, promosso. Soddisfatti a pancia piena, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, dateci un like, che a noi fa molto piacere, e scrivete nei commenti cosa ne pensate, cosa vi ha colpito particolarmente, cosa vi piacerebbe provare. Io posso dirvi che è tutto molto buono. Certo. Chiaro, no? Non è avanzato niente. Niente, iscrivetevi al canale, seguiteci, lasciateci un commento, amateci. Cliccate anche sulla campanella, per rimanere aggiornati all'uscita di ogni nuovo video. Non ve la mangiate la campanella. Ma soprattutto amateci, vogliateci bene. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, suerte. Nos vemos. Ciao.